Benvenuti in questo primo episodio sul lore dei personaggi di League of Legends. Dopo una lunga riflessione e dopo aver valutato anche le vostre offerte sui champions da trattare, ho deciso di partire dal mio preferito, Renekton. E se devo parlare di lui, è opportuno trattare anche suo fratello Nasus, con il quale vi è un'intrinseca storia dietro. È quindi con grande piacere che oggi vi parlerò di Renekton e Nasus. La rabbia ha bruciato tutto ciò che era buono in te, fratello mio. Questi due fratelli, antiche divinità dagli enormi poteri, in eterna lotta, si ritrovano ad affrontarsi nella landa degli evocatori, per l'ultima volta. Nasus non mi sfuggirà per sempre! Ci avviciniamo al momento della resa dei conti. I due dei appartenevano ad una stirpe di custodi dalle sembianze animali. Entrambi erano i guardiani di una grande biblioteca, ove era contenuta un'arcana conoscenza sul ciclo della vita e della morte. Nasus, il custode delle dune, si occupava di insegnare tale sapere a chi veniva a studiare nella biblioteca, mentre Renekton, detto anche il macellaio delle dune, era il guardiano dei cancelli che essa racchiudevano, e si accingeva a valutare l'animo di chi pretendeva di ottenere la conoscenza tramandata dal fratello. In quel mondo deserto e lontano da Runeterra, i due fratelli, seppur molto diversi nella mentalità, andavano d'accordo. Nasus era stoico per natura, egli manteneva calma e autocontrollo di fronte a tutto. A differenza di suo fratello, Renekton esprimeva una palese rabbia nei confronti di chi cercava di ottenere la conoscenza per un fine malvagio, e di fatto era di indole molto aggressiva. Col passare del tempo, tutta questa malvagità sottoposta al giudizio di Renekton infettò l'essere, portandolo a detestare gli uomini senza alcuna differenza, anche verso chi non era permeato dalla cattiveria. Tutto ciò fece scivolare il macellaio delle dune nella follia. Inizialmente Nasus cercò di soffocare il male che si diffondeva nell'animo del fratello, implorandolo di tornare alla ragione, ma una volta compreso che ciò era solo un'utopia, decise di affrontare Renekton, il quale ormai era diventato una minaccia. Questo diede inizio alla guerra. Si formarono due eserciti, chi sosteneva Nasus e chi era pregno della follia di Renekton. Gli scontri durarono anni, le divinità si eguagliavano in forza, velocità e resistenza, e gli eserciti erano numerosi in parti uguali. Forse fu la rabbia, forse la follia, o semplicemente l'odio che accecava il dio alligatore, che portò Nasus ad avere la meglio su Renekton durante l'ennesimo scontro, riuscendo a ferire il fratello. Ormai arreso, Renekton attendeva la morte e la liberazione che ne sarebbe derivata, ma questa non giunse mai, perché nel momento del colpo di grazia, Nasus fu risucchiato da un cerchio di evocazione nel cosmo, diretto a Runeterra, causato dall'intervento degli evocatori della Lega delle Leggende, decisi a convocare il custode delle dune. Nasus era furioso per essere stato portato via dal suo mondo, ma fu ricondotto alla ragione quando scoprì che Runeterra era minacciata dalle guerre e dall'odio. Di conseguenza servivano dei campioni per prendere posto nella Lega e determinare il destino del conflitto. Renekton fu colpito in parte dal cerchio di evocazione e dall'incantesimo insito in esso. Per molti anni egli rimbalzò fra le dimensioni e realtà diverse, fino a riemergere nelle profondità di Zaun, una città-stato situata a nord-est di Valoran, rovinata dall'inquinamento industriale, costituita da ingranaggi e laboratori, sparsi per tutti i sobborghi. Il potente dio rimase in quelle sudice profondità per molto tempo, incapace di tornare alla ragione, fin quando un giorno sentì nell'aria un odore familiare. Era quello del fratello, che si trovava all'Istituto della Guerra, situato a sud di Zaun e non difficile da raggiungere. Quando giunse all'istituto, Renekton rivide suo fratello. Entrò quindi anche lui nella Lega delle Leggende, con l'unico scopo di affrontare per l'ultima volta colui che in passato era riuscito a ferirlo. Come avrete potuto intuire voi stessi dalla storia, il lore che c'è dietro Nasus e Renekton ha portato molto interesse su tutti i giocatori di League of Legends, portando a creare un sacco di illustrazioni fan-made verso questi due champion. All'interno del gioco stesso, in League of Legends, questi due campioni sono stati creati in maniera piuttosto speculare, infatti, probabilmente proprio per il lore che c'è dietro. Entrambi ricoprono il ruolo del tank, quindi possono sostenere una grande quantità di danno. Se ci fate caso, infatti, le loro ultimate sono praticamente uguali, dato che entrambe garantiscono a livello estetico un aumento di dimensioni per entrambi i champion. Permettono di avere un notevole aumento di salute e un incremento dei danni, soprattutto ai nemici circostanti. È evidente quindi che questi due campioni sono stati pensati in maniera molto speculare. Tuttavia tra i due io ho sempre preferito Renekton. Non so il perché e nemmeno il motivo.
probabilmente la sua stazza oppure la sua enorme lama, non ne ho idea, o magari la maggiore mobilità che ne deriva dall'uso, però mi sono sempre trovato meglio con lui. Signori, il video finisce qui, spero che sia stato di vostro gradimento e ci vediamo in un prossimo episodio sul lore di League of Legends. Un saluto a tutti da Nero Wolf.